E a proposito di rischio assembramenti, l'emergenza Covid rallenta anche la giustizia. È stata rinviata al 21 maggio prossimo l'udienza fissata per questa mattina sul disastro di Rigopiano e ci colleghiamo in diretta con Luca Pompei che nel corso della diretta sulla pagina Facebook di Rete 8 ha sentito anche il parere dei parenti delle vittime che si dicono indignati. Buon pomeriggio Luca, cosa ti hanno detto? Buon pomeriggio a te, Gigliola. Sì, oggi era in programma un'importante udienza al Tribunale di Pescara per quel che riguarda purtroppo ancora la fase preliminare del processo per la tragedia di Rigopiano e invece dopo la richiesta in qualche modo giunta da più parti, non solo dagli avvocati degli imputati, 30 imputati di questo processo per il rischio assembramento nelle aule del Tribunale è stato deciso un nuovo rinvio al 21 di maggio, una decisione che, come vedete anche dal nostro sito, non è stata ben vista dai parenti delle vittime che con grande pazienza, ma una pazienza che comincia davvero a scemare, stanno aspettando da 4 anni che il processo in qualche modo si avvii rispetto, insomma, a una tragedia incredibile che ricordiamo tutti noi. Ricordiamo anche che il Tribunale, con un certo anche investimento non di poco, aveva disposto la disposizione tra avvocati, parti civili, comitato parenti delle vittime e imputati stessi, la disposizione in ben 4 aule diverse collegate in videoconferenza, misure che evidentemente non sono state reputate necessarie questa mattina per dare il via all'udienza. Da qui la decisione di diffondere un comunicato da parte del comitato dei parenti delle vittime, un comunicato che potrete leggere integralmente sul nostro sito, lo state vedendo in questo momento in cui si esprime massima indignazione. Vi leggo solo un passaggio, ne abbiamo parlato in una diretta social intorno alle 13:30 insieme a Marcello Martella, un componente del comitato. Nel comunicato si legge: mettetevi tutti voi protagonisti di questa vicenda giudiziaria una mano sulla coscienza e soprattutto immaginate solo per un istante di sedere nei nostri banchi di quest'aula di tribunale che vedete in foto e poi sollevate lo sguardo su quella famosa scritta e chiedetevi se è proprio così anche per voi. La scritta si fa riferimento appunto alla voglia di giustizia che in qualche modo con grande dignità in questi anni il Comitato dei parenti delle vittime ha sempre manifestato in questa vicenda. Dunque tanta indignazione, noi cercheremo ovviamente anche in futuro di tenervi aggiornati su questa incredibile vicenda che insomma colpisce ancora tutti noi. Vi ricordo, come di consueto, alla fine di questo nostro collegamento, l'appuntamento con il bollettino odierno dei contagi Covid che potete trovare non solo sul sito di Rete 8, ma anche sulle nostre pagine social. È tutto, Gigliola, a te la linea.